Fotografie, estratti dai fogli matricolari, articoli d'epoca, cimeli e la storia dei 16 eroi della battaglia di Premuda imbarcati su due MAS che hanno abbattuto la corazzata austriaca durante la Prima Guerra Mondiale. Una mostra al Palazzo d'Amico di Milazzo dal titolo Luigi Rizzo e gli eroi ritrovati racconta tutto questo e ci fa rivivere un pezzo di storia. Assessore, come nasce questa mostra? Allora, ascolti, questa mostra nasce, dobbiamo essere sinceri e dare a Cesare quel che è di Cesare. È una lunga fatica da parte di una nipote del Luigi Rizzo. C'è una nipote che vive a Spoleto, tra l'altro, che con grande attenzione, con grande puntiglio, ha raccolto quello che noi vediamo qui stasera a testimonianza di quelli che sono stati gli atti eroici e i personaggi che hanno contraddistinto quel tipo di operazione. Noi abbiamo accolto come assessorato naturalmente con grandissimo entusiasmo questa iniziativa, abbiamo fiancheggiato nel percorso chi aveva intenzione di organizzare, ci siamo resi disponibili in tutto e per tutto e credo che alla fine per quello che rappresenta e la funzione che deve avere, perché noi crediamo fortemente che questo debba essere non soltanto un andare indietro nostalgico, ma far capire alle generazioni attuali, ai giovani, alle generazioni future cosa si è fatto per restituire dignità a un popolo italiano e cosa noi che siamo insomma più anziani ci aspettiamo dai giovani. Certo, il messaggio deve venire da noi e abbiamo cercato, stiamo cercando con questa mostra di poter indirizzare verso questa direzione quelle che sono le problematiche dei giovani.